Francesco Corosiniti, era molto importante partire altrettanto bene in questa seconda tappa. Canalicchio non era un avversario facile, voi avete ringhiato fin dall'inizio. Sì, diciamo che la prima partita della tappa è sempre la più complicata. Poi Canalicchio è una squadra che ha dimostrato di essere forte sia in Coppa Italia sia durante la prima tappa. Sapevamo non sarebbe stata facile, però siamo stati bravi. Come hai detto tu, dall'inizio abbiamo spinto forte ed è andato tutto bene. Senti, questa squadra non prende gol. È un grandissimo, secondo me, dato da non sottovalutare. Sì, sì, il campionato è partito bene, subendo pochi gol e facendone tanti, però mi piace star calmo e aspettare le prossime. Senti, come sta Francesco Corosiniti? Doppietta a parte, la doppietta fa sempre bene, il gol fa sempre bene, gamba come sta, fiato come sta? No, diciamo che mi sento meglio, sicuramente, mi sto ambientando, non è mai facile cambiare squadra, realtà, allenatore, compagni, e quindi piano piano inizio a sentirmi bene. Senti, domani... questa è l'arena che ti ha visto protagonista tantissimi anni, domani quelle maglie le affronterai da ex, ci sono delle sensazioni particolari? Oppure bisogna mettere i paraocchi del cavallo e andare avanti dritto dritto? Diciamo che ci sono abituato a giocare contro le mie ex squadre, perché anche contro il Panarea ogni volta è una sensazione particolare. Di certo giocare in questo stadio sarà un po' più emozionante del solito.